Cari amici, ben ritrovati. Continuiamo il nostro cammino alla scoperta dei Vangeli domenicali del tempo di Pasqua. Siamo arrivati alla quarta domenica, alla quarta tappa del nostro itinerario, la quarta domenica di Pasqua. Come dicevamo già, non si tratta di domeniche dopo Pasqua, cioè non è semplicemente una indicazione di tipo cronologico, ma siamo di fronte a una indicazione di tipo liturgico. Sono domeniche di Pasqua, cioè sono domeniche di quel tempo molto unitario, lo abbiamo ricordato nella puntata precedente, il lietissimo spazio della Pasqua, che inizia con la grande veglia pasquale e che prosegue per tutti i 50 giorni dell'Alleluia fino alla Pentecoste. Da cosa è caratterizzata questa nostra quarta domenica? Da una immagine molto potente e anche per certi versi molto semplice, così semplice per la verità che qualche volta è stata addirittura un po' troppo semplificata. L'immagine del buon pastore, potremmo chiamarla proprio così, la domenica del buon pastore. In tutti e tre i cicli liturgici, sia nell'anno A che nell'anno B che nell'anno C, questa quarta domenica ci presenta brani diversi del Vangelo di Giovanni, dove Gesù, il Signore risorto, si presenta come il buon pastore. Questa domenica ha anche una connotazione molto chiara dal punto di vista ecclesiale. È una domenica dove ci è chiesto di pregare in modo particolare per le vocazioni alla vita sacerdotale. È la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni sacerdotali. Perché questo? Perché appunto si associa l'immagine del presbitero, del sacerdote, al buon pastore, che è il Signore Gesù. Come Gesù Cristo è il vero, unico, grande pastore, così i presbiteri sono chiamati, i sacerdoti sono chiamati a essere a immagine di Gesù, buon pastore. In tante realtà ecclesiali, in tante diocesi, si moltiplicano anche le attività in questa domenica per far conoscere la ricchezza delle vocazioni e per far pregare per il dono di nuove e sante vocazioni. Nella nostra diocesi, per esempio, il sabato precedente alla Domenica del Buon Pastore, la vigilia di questa festa, da tanti anni, una tradizione iniziata con il vescovo Alessandro Maggiolini, i giovani della diocesi si recano pellegrini al santuario della Madonna del Soccorso per pregare per le vocazioni e riflettere sul dono della vocazione, ma tante altre diocesi vivono altre sottolineature. La diocesi di Roma, per esempio, vive il tempo delle ordinazioni dei presbiteri con un'abitudine consolidata già con San Giovanni Paolo II. Ma è importante dare una piccola sottolineatura da questo punto di vista. Ci sono tante giornate che durante l'anno si susseguono. In questa giornata preghiamo per le vocazioni, in altre giornate preghiamo per la pace, in altre giornate abbiamo altre intenzioni di preghiera, il seminario, l'azione cattolica. E allora come vivere queste giornate? Beh, innanzitutto bisogna dire che queste giornate si inseriscono nel cammino domenicale. La grande, unica, vera festa per i cristiani è la domenica, il giorno del Signore risorto. Niente deve offuscare il senso della domenica, anzi possiamo dire che la domenica, il giorno del risorto, è così ricca da contenere in sé già davvero tutto quello di cui c'è bisogno per la nostra vita di fede. Però poi ci sono queste giornate che vogliono dare ora una volta, ora l'altra, una sottolineatura particolare di preghiera o di riflessione. Appunto, non devono offuscare il grande valore della domenica che Sacrosanctum Concilium chiama la festa primordiale, ma ci devono aiutare a portare la nostra attenzione su un aspetto piuttosto che l'altro della vita cristiana. Questo per dare un po' un criterio di lettura che ci tornerà utile per capire
come dobbiamo leggere il Vangelo di questa domenica. Ma adesso è arrivato proprio il momento di metterci ad ascoltare il Vangelo di questa domenica. Quindi cedo la parola a Paolo e ci mettiamo in ascolto della pagina che il lezionario assegna in questo anno B. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie. Io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». Bene, cari amici, abbiamo ascoltato la pagina evangelica, adesso proviamo a comprenderla. Per comprenderla dobbiamo fare un passo importante, e cioè quello di inserire la narrazione che abbiamo ascoltato con questa immagine del buon pastore nelle domeniche di Pasqua. Perché, vedete, in gioco innanzitutto c'è proprio questo, non tanto un'immagine comprensibile a tutti rispetto a chi è Gesù, non solo una similitudine. Certo, tutti quelli che ascoltavano Gesù sapevano benissimo chi era un pastore, di cosa si occupava un pastore, e anche noi, anche se non abbiamo più grandi frequentazioni agricole o pastorizie, capiamo subito che cosa fa un pastore, il fatto che raduna il gregge, il fatto che lo cura. Ma qui, vedete, non è in gioco semplicemente una immagine, è in gioco qualcosa di molto più ricco. Noi nelle domeniche di Pasqua stiamo contemplando l'azione del risorto all'opera nella sua Chiesa. Questo, lo dicevamo, è il motivo per cui, ad esempio, la prima lettura che ci accompagna in questo tempo di Pasqua è la pagina degli Atti degli Apostoli, perché noi guardiamo alla Chiesa delle origini, guardiamo alla fotografia della prima comunità cristiana che ci è narrata da Luca, che è l'evangelista che oltre al suo Vangelo scrive anche degli Atti, ma guardando quella fotografia scopriamo come deve essere la Chiesa di tutti i tempi. Ecco, così noi nelle domeniche di Pasqua non ricordiamo semplicemente la risurrezione di Gesù. Noi vediamo il risorto all'opera nella sua Chiesa. Ed ecco che questa immagine potente del buon pastore ci dice come il Signore Gesù agisce all'opera nella sua Chiesa. Qui dobbiamo fermarci su due particolari della pagina evangelica che abbiamo ascoltato, che potrebbero sembrarci dei particolari minimali, perché siamo più attratti appunto dall'azione concreta del buon pastore, dal suo tenere insieme le pecore. Invece l'evangelista Giovanni ci dà una indicazione molto precisa. Ci parla di un deporre e di un riprendere. Di un deporre, cioè meglio nella traduzione che abbiamo sentito, di un donare la vita per poi riprenderla di nuovo. Che cosa fa il Cristo pastore? Depone la sua vita e poi la riprende di nuovo. Allora fermiamoci sul primo termine, deporre la vita. Cosa significa che il Cristo depone la sua vita? Questo verbo, deporre, ci sta facendo venire in mente sicuramente una pagina evangelica che abbiamo ascoltato
da pochi giorni, all'inizio del Triduo Pasquale, quando la messa nella cena del Signore si è aperta con la narrazione, guarda caso, dell'Evangelista Giovanni, che non ha la pagina del racconto dell'istituzione dell'Eucarestia, ma all'interno della cena pasquale ci racconta della lavanda dei piedi. Gesù è colui che depone le sue vesti e si mette a servire, così come Gesù è colui che depone, dona la sua vita. Ecco allora il primo gesto del pastore, di Cristo come pastore, è colui che dà la vita. Tant'è vero che nel discorso del buon pastore ritorna quest'idea del pastore come colui che dona la vita al suo gregge, che se ci pensiamo è addirittura un'immagine così forte che ci fa capire che il modo di essere pastore di Gesù è un modo sostanzialmente diverso dal modo in cui comunemente si esercita la pastorizia. Quindi, primo gesto del pastore, deporre la sua vita. Vuol dire che il Signore risorto è colui che nella sua Pasqua dona la vita alla sua Chiesa, al suo gregge. Questo è assolutamente il primo atteggiamento del risorto. Ma poi, abbiamo ascoltato, questa vita viene ripresa di nuovo. Cosa vuol dire che Gesù riprende questa vita? Riprende questa vita, è abbastanza comprensibile, riprende questa vita che ha perso. Come ha perso questa vita? L'ha persa con la morte in croce. Ma questa vita la riprende come? Attraverso la sua risurrezione. Allora chi è il buon pastore? Il buon pastore è colui che dona la sua vita con la morte in croce e poi continua a donare la sua vita da risorto agli uomini e alle donne che lo incontrano nella Chiesa. Se vi ricordate, nella prima nostra conversazione dicevamo che c'è uno stretto legame tra la Pasqua di Gesù Cristo e i sacramenti della Chiesa. Così possiamo dire, il buon pastore è colui che dà la vita attraverso i sacramenti, è colui che dà la vita continuamente alla sua Chiesa, che continua la sua Pasqua attraverso i sacramenti. Allora dire che in questa domenica Gesù è il buon pastore vuol dire proprio questo, che c'è un atto di prendersi cura di Gesù, della sua Chiesa, fino a donare la vita per lei una volta per sempre sul legno della croce, ma che c'è un atto di Gesù che dona la sua vita alla Chiesa sempre e la sua Chiesa lo può incontrare nei sacramenti. Allora riconoscere l'azione di Gesù Cristo pastore è esattamente questo, è esattamente riconoscerlo all'opera oggi, quando celebriamo l'Eucarestia.